Voi siete più cessi del mio gabinetto. Davvero, voi siete più cessi del mio gabinetto, ma molto, molto di più. Veramente, voi della dirigenza siete più cessi del mio gabinetto. Ma avete anche fatto perdere la cosa da che venerdì, perché non c'ho assolutamente voglia. Non ho fatto in tempo a seppellire un mio carissimo amico, ok? Vi ringrazio a tutti per i 20.000 iscritti, per i messaggi che mi avete mandato, tutto ieri. Non c'avevo voglia di far polemica, come tu ieri sera. Pensate che ieri sera ho sentito Alfredo, gli faccio: Alfredo, ma la cosa di Caldaras, perché speravo che io, comunque sia uno più esperto di me che segue tutto quanto, ma aspettavo che mi dicesse: ma vale, una cagata. E invece no, gli ho chiesto di Caldara, mi fa: sì Ale, è vero, non ho voglia di incazzarmi, guarda, sono andato al cinema a vedere fra l'altro un bellissimo film, non ho assolutamente voglia di incazzarmi Ale, ne parliamo domani. Ma questi qua sono da denuncia. Io oggi chiamo il mio avvocato Marco Manfredi, vi giuro che lo chiamo, io esporrò una denuncia a costo di spenderci 500 euro soltanto per la parcella, ok? Per denunciare la dirigenza Milan, che questi ci vogliono portare in Serie B, ve lo dico io. Qua c'è qualcosa sotto che non mi quadra, perché o siete deficienti, oppure non so che cazzo vi hanno dato, vi droga, non so che cosa fate. Operazione Caldara, 18 mesi a riscatto a 15 milioni che le ha pagato 36, prestito di 18 mesi. Ma che cazzo di operazione è? Ma siete imbecilli siete? Ma siete deficienti? Ma ci facciamo pigliare per il culo da tutto il mondo? In primis, questo qua l'abbiamo aspettato 2 anni, e Caldara mi auguro, dicono che ha il mal di pancia, che non si trova bene. Te lo fai passare, bastardo, ti abbiamo aspettato 2 anni. Due anni ti abbiamo aspettato. Ok, te lo fai passare il mal di pancia. Se l'Atalanta, visto che sta facendo una marea di soldi con la Champions e tutto, ci rivuole, visto che mo i soldi ce li ha, mi risgancia i 30 milioni di euro e 25 milioni, se proprio non vale 36, ok, 40 che ne ha pagati, giustamente. Però voi il prestito, prestito con diritto di 6 mesi, prestito di riscatto fissato a 25-30 milioni. Ma come cazzo lo fate il mercato? Boban! Ci fate prendere per il culo ogni santo giorno. Io non ne posso più. Facciamo le firme per mandarli fuori dalla minchia questi qua. Raccogliamo le firme che Boban, Maldini e Mascara devono andare fuori dalla minchia, per favore. Io non vi sopporto più, ma avete rovinato il weekend. Guarda, non so neanche pensare alla partita di domani, perché veramente qua stiamo facendo il conto alla rovescio per salvarci, che arriviamo a 40 punti, 45, quanti servono, ci salviamo, ok? E poi resettiamoci, guardiamo l'europeo, ci seguiamo il calcio mercato e riniziamo da capo con la speranza che Arnaut, per favore, Arnaut, come cazzo si pronuncia, compri il Milan. Perché veramente di voi io non ne posso più. Ci avete portato alla disperazione. Siete da denuncia, siete. Allora, questi ci hanno dato, rifilato Conti, va benissimo, ci stava, avevamo fatto un affare perché era il miglior terzino italiano. È andata come è andata, ok. Ci hanno rifilato dentro che sì, e dopo tranquilli che andiamo a parlare anche di che sì. E va bene, primo anno ha fatto bene, ci può stare. Ma hanno rifilato Caldara, che a parte che mi ha rifilato la Juve, hanno venduto belli quitti Caldara a 40 milioni, capito? Che ce l'hanno rifilato a noi, per Higuaín nell'affare Bonucci, non mi ricordo che cazzo era successo, eh? E adesso questi qua, tranquillamente, dopo che avevano guadagnato 36-40 milioni per Caldara, vogliono un bel prezzo di 1 anno e mezzo, perché siccome l'Atalanta è scarsa, che è molto dietro di noi in classifica, andiamo a rinforzarli pure, a fargli favori, visto che io, se vuoi Caldara per 1 anno e mezzo di riscatto, perfetto, dammi Ilicic. Perfetto, dammi il Papu Gomez, dammi Freuler, dammi Adebur, visto che comunque se li ho presi per il culo fino all'altro ieri, ma ho visto che viaggiano come pazzi, che hanno voglia di correre tutto. Dammi qualcosa a me di sostanzioso. Questi non vi cagano neanche di pezza, perché i giocatori Atalanta da noi, con sta dirigenza, non ci voglio più venire, e tu sei andato a rinforzarli, merde! Ma veramente, ma questi sono da denuncia, questi, guarda, oh, questi sono pericolosi. Questi veramente sono pericolosi. Con l'operazione che hanno fatto con Caldara, questi si sono dimostrati che sono gente pericolosa. Sono da denuncia, da arrestare questi qua. Ma come cazzo si fa? Cioè, ditemi voi come cazzo si fa. Poi, apri chiusa parentesi, un ragazzo Ale di Torino, che va sempre in curva, mi ha aperto la mia pagina ufficiale
di Instagram, che non ci sarò io, però ve lo dico subito, me la terrà questo ragazzo qua che me la vuol tenere, lo sto sentendo da tanto, un ragazzo che mi è sembrato molto, veramente molto molto bravo, molto molto alla mano e molto molto corretto. Ha insistito per la mia pagina di Instagram, ci sarà la mia pagina di Instagram con le mie storie su Instagram, vi lascio qua sotto il link in descrizione della mia pagina, ve lo dico subito però che non sarò io a rispondere, se vi risponderanno, vi manderete messaggi, non sarò io, ok, segnatevela questo, sono un minuto 5:18, non sarò io, perché io su Instagram non c'entrerò mai. Questa pagina qua comunque sarà la pagina ufficiale del Rasta di Instagram, qua sotto vi lascerò il link in basso in descrizione, come dicono tutti gli altri. Comunque, torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo a noi. Allora, io ieri quando ho letto sta cosa qua ho detto, ma va, non è vero, ma figurati dai, ma figurati, io capivo ancora che davano il prestito di 6 mesi, già con riscatto a 15 è una miseria, come se noi veramente siamo i pezzenti di turno, capito, potevo capire se era, e poi mi diceva, vabbè, prestito di 6 mesi con riscatto a 25, ci poteva anche stare. Prestito di 18, quindi questo qua è tutto il tempo di recuperare, magari che ne vale 60 fra un anno e mezzo, e noi come in piripicchi staremo qua ad aspettare i soldi così, l'elemosina. E fate questa operazione di merda che non serve a un cazzo. Ma siamo fuori di melone, siamo. Ma siamo fuori di testa. Ma che cazzo, ma ragazzi, ma voi, ma cosa pensate? Che noi siamo stupidi, che noi siamo imbecilli. Ma che cazzo di operazione di mercato fate? Ma siete deficienti, siete, ma siete cretini. Ma io non lo so veramente, cioè. Per poi, aspettami che è finita qua. Allora, dobbiamo cambiare modulo, dobbiamo cambiare modulo. Non ci riusciamo a levare dal cazzo Suso, che mi sta venendo il dubbio che Suso, sapete perché non riusciamo a venderlo? Perché Suso, col procuratore che c'è, Raiola, vedo che tutti i giocatori mo ce li ha in Italia, perché per me all'estero di Raiola si sono rotti i coglioni, lo stanno mandando fuori dalle palle, capito? Per questo adesso è stazionario bello con suo bel pancione qua in Italia, capito? A mangiare i soldi. Suso non lo vuole nessuno. Suso non ha mercato, non lo vuole nessuno, tutte puttanate. Comunque dobbiamo cambiare modulo, che è arrivato Ibra. Non riusciamo a levarci dal cazzo Suso. Cioè, dall'Inter, se devi fare degli scambi, vai a prendere dei giocatori che comunque se ti possono servire. Io piuttosto, guarda, avrei preso anche per un anno e mezzo Borca Valero, se proprio dobbiamo fare uno scambio. Perché l'Inter sembra che abbia chiesto che sì. Che sì, non ce ne deve liberare. Ma di che sì? Non lo devi dare all'Inter. Devi darlo all'estero, fuori, e fai un minimo di cassa, cazzo. Cosa dai che sia fare? O meno, che dai che sì. E dici, va bene, mi dai Gagliardini. Non sarà un fenomeno Gagliardini, ma almeno è uno di peso in mezzo al campo. Oppure mi dai Borca Valero, uno che comunque c'è più di buoni, anche meglio Gagliardini ovviamente, per fare un nome. Oppure mi dai Godin a sto punto.